Roberto Antonioli, dopo una stagione spettacolare l'anno scorso, cosa ti aspetti per quella che sta per cominciare, anzi che avete cominciato in questi 2 giorni? Ah sì, sicuramente l'anno scorso è stata una bellissima stagione che sarà dura riconfermare. Comunque l'obiettivo è quello di riconfermarsi e anzi di migliorare qualche piazzamento in Coppa del Mondo. Appunto la classifica generale di Coppa del Mondo, come gli altri anni, quest'anno ci sono anche gli europei, quindi puntiamo a quelli e diciamo che le gare che per me sono fondamentali è la Coppa del Mondo. Seguirò quel circuito e darò il massimo in quelle gare lì. Nel circuito di Coppa del Mondo c'è anche la Grand Course, quindi seguiremo anche quelle gare perché portano punteggi anche per la Coppa del Mondo. Quindi sarà un anno molto, molto carico di impegni, quindi Molto ce la intenso e metteremo tutto, impegnativo. sì, molto intenso e impegnativo. Rispetto ai tuoi compagni, diciamo che quest'anno hanno cominciato con alcune gare di corsa in montagna, soprattutto penso a Michele, Boscacci, piuttosto che Manfred, eccetera. Tu hai preferito rimanerne un pelo fuori? Io consumo già troppa energia d'inverno ed estate preferisco starmene tranquillo. Vado a fare, mi alleno anch'io come gli altri, però sto molto nascosto perché, come dico, già dura finire la stagione invernale, quella estiva gliela lasciamo fare gli altri. Crepi, Bene, allora un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione, anzi, quella che avete appena cominciato. grazie. Ciao, grazie.